Vai. Ok. Dove siamo? Siamo a Fiume Mazzaro, nella zona del Trasmazzaro di Mazara, il luogo dove in fondo è nata Mazara. Mazara è nata attorno al fiume. Il fiume, come ogni sorgente d'acqua, è una ricchezza, no? E quindi in genere appunto le popolazioni e i cittadini tendono a stanziarsi accanto a queste sorgenti d'acqua per poi allargarsi. Infatti l'origine di Mazara è proprio questa, è l'origine. Ok. Perché hai scelto di rappresentare questo luogo? Ci sono legate emotivamente, perché fino a qualche anno fa abitavo nelle case popolari di fronte allo stadio. E mia nonna abita pure qui vicino, però dall'altra parte, il fiume non lo so. E quindi quando ero piccola, ogni tanto, siccome io adoro stare in giro, adoro la strada. E mi piaceva anche tantissimo andare in bici, uscire con gli amici, così scoprendo, andando in giro per i luoghi. E il fiume Mazzaro era uno dei miei posti preferiti. E l'ho scelto non soltanto perché ne sono legata emotivamente, ma l'ho scelto anche perché questo posto potrebbe essere molto più bello di quello che è, da un punto di vista paesaggistico e da un punto di vista anche culturale, perché sappiamo tutti che Mazara fonda la sua attività primaria sulla pesca, no? E quindi il fiume ancora oggi è appunto un luogo importantissimo per quanto riguarda la pesca. Però è maltrattato, è stato un po' dimenticato, sfruttato ma non curato. E questo mi tocca un po' e dovrebbe toccare un po' tutti i mazzaresi. Secondo te perché una persona dovrebbe venire qui? Dipende che persona, ci sono i pescatori che vengono qui per pescare, quindi chi ama pescare dovrebbe venire qui. Anche se in realtà qui non si può pescare, perché una volta lo si poteva fare, perché l'acqua era pulita, perché c'erano i pesci buoni da mangiare. E in realtà questa domanda, non posso fare a meno di fare una domanda, di rispondere a questa domanda con una domanda. Perché non dovremmo venire qua? Cioè, perché dobbiamo permettere che dei posti così, come questo, vengano dimenticati, non per essere ridondante, ma sfruttati e non valorizzati come invece dovrebbero. Se il dragaggio fosse effettuato, se il posto fosse pulito, se ci fossero anche qualche panchina con qualche albero, qualcosa che, sai, potesse rivalutare questo posto, allora ci sarebbe davvero un motivo per venire. Poi ci sono tantissimi locali che, va bene, i pescatori utilizzano per mettere le reti e quant'altro, però ce ne sono anche degli altri che invece sono abbandonati, non vengono utilizzati. Cioè io nel mio immaginario ho sempre immaginato questo posto con tantissimi ristorantini, locali, gente che suona, artisti di strada. Forse è un sogno troppo grande, però in fondo si parte sempre dai sogni, no? Per cercare di migliorare le cose. Allora sarebbe bellissimo, no? In queste due sponde di questo fiume, appunto vedere diversi ristoranti anche di cucine diverse, no? Che ne so, un locale arabo in cui si mangia del cibo tunisino, del cibo marocchino, in cui si sente quel tipo di musica, e un altro locale invece in cui si fanno, per esempio, che ne so, arancine, panelle, patatine fritte, e poi un altro ancora in cui si fanno tutte e due le cose. Cioè sarebbe bellissimo, le potenzialità, le risorse ci sono. Dici la tua idea su questa piccola parte città, tu cosa inizieresti a fare già domani? Dragaggio, subito. Il primo obiettivo secondo me dovrebbe essere proprio quello di ritornare ad avere un fiume pulito. Perché non è più un fiume, è una discarica. Non lo è. Cioè si chiama ancora fiume, lo chiamiamo ancora fiume, ha la forma di un fiume, ma ha perso le sue caratteristiche originali. Una parola che secondo te può rappresentare la periferia, può essere anche un aggettivo. Questo
usare tutto in una parola? Diccene una e poi ce la spieghi. Ok. Ne ho due, me ne vengono un po' in mente. Un po' contrastanti in realtà. Una è dimenticanza. E l'altra è potenzialità.